Il domatore di Aquiloni, l'officina manageriale per gestire l'impresa, un podcast di Parole di Management. È una delle più grandi riserie d'Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane. La storia di Riso Gallo infatti inizia a Genova nel 1856 per poi svilupparsi nel tempo fino al collocamento attuale a Robbio Lomellina nel cuore del Pavese. L'azienda è oggi all'avanguardia nel panorama dell'industria alimentare made in Italy, è alla sesta generazione ed è presente in 85 paesi nel mondo. La continua crescita è garantita dall'innovazione e dalla diversificazione dell'offerta e ovviamente dalla costante ed elevata qualità. A caratterizzare Riso Gallo, in particolare, è l'essere riuscita a far tesoro delle proprie tradizioni coniugandole con il presente. Dal 2010 a guidare l'azienda è Carlo Preve, amministratore delegato con deleghe al commerciale di Riso Gallo. È lui l'ospite di questa nuova puntata del Domatore di Aquiloni. Benvenuto al nostro podcast. Grazie mille e buongiorno a tutti. Dicevo appunto che ha la guida dal 2010 dell'azienda, ma questa guida è in compartecipazione, in condivisione con i suoi fratelli. Allora ci racconti un po' come funziona questa gestione comune dell'impresa di famiglia. Allora, nostro padre, che ha lavorato tanto e ha fatto grande l'azienda, già per diversi anni prima di andare piano piano in pensione, un imprenditore difficile che vada mai totalmente in pensione, ha cominciato a lavorare sempre meno sul day by day dell'azienda, sull'operatività e sempre più sul garantire un passaggio generazionale efficiente e che garantisse un futuro a questa azienda. Abbiamo quindi noi tutti fratelli cominciato a lavorare fuori dall'azienda, io in particolar modo ho fatto 3 anni in Unilever nel marketing, ma anche i miei fratelli hanno lavorato fuori in altre aziende. È stato molto importante, innanzitutto perché così gli errori li fai fuori, non li fai nella tua azienda, e poi perché impari il mestiere e poi perché ti misuri nel vero mondo del lavoro, perché se lavori nella tua azienda sei chiaramente in una situazione meno competitiva che non invece quando sei fuori. Io in particolar modo ringrazierò sempre l'Unilever perché mi ha non solo addestrato, ma è anche un'azienda che mi ha fatto crescere personalmente. Lo stesso vale per i miei fratelli, uno ha lavorato in Ferrero, un altro in Unicredit. Ha raccontato che per fare questo passaggio generazionale, insomma, vi siete presi un tempo che fosse adeguato per gestire questo aspetto che spesso è molto cruciale per le imprese. Voi siete sicuramente non al primo passaggio generazionale, quindi evidentemente avete anche maturato un po' di esperienza in merito, però crede che a essersi presi questo tempo sia stato il vero fattore di successo per un passaggio generazionale che di fatto ha funzionato nel modo corretto? Credo assolutamente di sì, è una cosa che va gestita nel tempo, è una mentalità che deve crescere e deve svilupparsi un po' alla volta. Ognuno di noi ha trovato la sua collocazione. Abbiamo cominciato da fuori e entriamo in azienda solo se il nostro curriculum coincide con le esigenze dell'azienda in questo momento. Quindi non è che si entra in azienda sempre per diritto di sangue, diciamo, si entra se il tuo curriculum, la strada che tu hai fatto, coincide con la necessità dell'azienda. C'è un fratello, il quarto, che è il più piccolo, che ha fatto finanze, fondi di investimento, è presidente dell'azienda ma non è operativo e siccome ha fatto qualcosa che è lontano, diciamo, fuori dall'azienda, rimane a lavorare, ha una carriera ottima di successo nel suo mondo. E questo, io credo che questo sia fondamentale. Adesso, anche perché piano piano, se ci lavori nel tempo, riesci a trovare la collocazione di ognuno sulla base delle sue passioni e sulla base delle sue capacità. Noi abbiamo sempre avuto nostro padre che ci ha guidato. Negli ultimi anni, quando l'età chiaramente cominciava a farsi sentire, abbiamo prima tra di noi fratelli trovato un consulente esterno che ci aiutava nel continuare a mandare avanti l'azienda anche senza di lui e poi abbiamo preso un amministratore delegato che risponde a noi in consiglio di amministrazione, ma noi lavoriamo con lui nel giorno per giorno, quindi siamo una squadra
che, ripeto, dal 2020 in avanti ha piano piano portato dei risultati sempre in crescita. La sfida che vi attende però, ma non è sicuramente un tema d'attualità, è ancora più ardua perché ci raccontava prima che avete 11 nipoti, ci sono 11 persone che di fatto in linea di successione della generazione successiva, quindi sarà molto complesso gestire questo aspetto, anche se, ripeto, non è, immagino, all'ordine del giorno. Sono tutti abbastanza giovani, quindi abbiamo tempo per prepararci. Credo che l'esperienza maturata tra noi fratelli servirà molto anche per la generazione successiva. Le regole saranno le stesse, ognuno farà la sua strada, seguirà la sua passione. Se la passione, il curriculum di uno dei figli, uno o più dei figli, nipoti, coinciderà con le necessità dell'azienda in quel momento, si faranno entrare. Abbiamo già previsto che non saremo noi fratelli da soli a decidere tu sì, lui no, ma che ci sarà qualcuno di esterno che in maniera oggettiva valuterà le effettive capacità e le effettive necessità per l'azienda. Perché sennò sarebbe un casino se io dico sì o no a un mio nipote o un mio fratello dice sì o no a mio figlio, diventa poi un casino. Contrariamente a quanto propongo di solito agli ospiti, prima di arrivare alla leadership vera e propria, vorrei riprendere un po' il discorso delle sue esperienze che comunque ci condurranno a parlare di leadership. Prima di entrare in azienda, ce lo raccontava, ha svolto varie esperienze di lavoro, non solo in Italia. Quanto sono state importanti, ce lo ha detto, quanto sono state utili per le attività che adesso sta svolgendo, ormai insomma da più di un decennio sta svolgendo, all'interno di Risogallo. Insomma, che cosa si è portato a casa in concreto da queste esperienze? Io mi sono laureato in economia e commercio. Appena finita la laurea sono andato a lavorare in Germania in un'azienda che fa import-export di tela in grosso per imparare il tedesco. Parlavo già inglese, francese e spagnolo. E, lì ho imparato soprattutto il tedesco, la lingua, quello è stato il grande vantaggio, anche se il mondo del tè è un mondo molto interessante e molto variegato, come molti prodotti della natura. Sono affascinati. Dopodiché sono entrato in Unilever, ho lavorato nel marketing, sono entrato in Inghilterra e poi sono passato in Italia. E lì è stata una scuola fantastica, ho avuto a che fare con diversi manager e secondo me da ognuno di queste persone con cui sono entrato in contatto si impara e si assorbe qualcosa, perché ognuno ha qualcosa da darti. In cui magari in qualcosa in cui è più forte, qualcosa in cui è meno forte, però sta a te assorbire, capire, imparare da ognuno delle persone che ti circondano, non solo i capi, ma anche quelli con cui entri in contatto. Poco fa mi ha detto che appunto fare gli errori è meglio farli fuori dall'azienda di famiglia, ma al di là della battuta mi pare che si possa smitizzare il fatto che si devono fare gli errori per imparare. Che cosa ne pensa? Chi non fa non sbaglia, ma commette l'errore più grosso perché non fa. Chi fa sbaglia e trial and error, no? Poi ti correggi e vai avanti. Se non fai, non, se, non, se, se fai qualche errore lo fai, però è molto meglio provarci e andare avanti, se no non costruisci niente. Viviamo però in una cultura dove l'errore è quasi, insomma, da rifuggire e quindi le chiedo come fa a creare un clima tale per cui le persone possono sentirsi anche libere di sbagliare. Credo che prima di tutto devi creare una cultura del fare, dell'osare, dell'innovare, portare una nuova mentalità, cercare di rompere gli schemi, contribuire, fare cose. Poi, e devi creare una squadra, un team di lavoro che ognuno contribuisce con le sue competenze per portare avanti l'azienda. Arriviamo allora alla leadership. Qual è la sua definizione di leadership? Uff, definizione difficile da stabilire. Io credo che bisogna saper creare una squadra, che ognuno deve essere messo in grado di contribuire sulla base delle sue capacità, quindi hai bisogno di persone che abbiano le technicality, gli skills, le competenze che servono.
Credo che servano persone fedeli ma anche leali. La lealtà è importante, perché la fedeltà, se vuoi, è cieca. La lealtà invece ti permette di avere persone che, se la pensano diversamente da te, lo dicono, e non solo te lo dicono e poi stanno zitte, ma l'argomentano, insistono, ti fanno challenge, perché bisogna essere a capo di una squadra, non è one man band, non ci credo. Le avrei appunto chiesto che cosa cerca nelle persone, però ci sta dicendo, insomma, persone fedeli, persone leali, allora le chiedo come fa a trovarle, perché immagino che le abbia trovate se siete arrivate fin qui e avete un business in continua crescita. Come fa a trovare queste persone? Un po' me le sono trovate in azienda, perché c'erano già. Un po' le vai mano a mano che vai assumendo persone, le identifichi. E poi, secondo me, noi abbiamo una caratteristica. Noi abbiamo un ufficio che è a Brobbio Lomellina, che è nella campagna tra Mortara, Novara, Vercelli, e quindi non abbiamo una grande città vicino, quindi le persone valide che vivono in zona sono felici di lavorare per una bella azienda, è difficile trovare tante belle aziende in mezzo alla campagna, e allo stesso tempo a noi, una volta che troviamo qualcuno di valido vicino, ci interessa tenerlo, perché non è facile trovare persone preparate e capaci in mezzo alla campagna, diciamo, no? Quindi questo, la nostra collocazione, secondo me, aiuta anche a trovare persone, a creare team di questo tipo. Difatti abbiamo una bassissima rotazione del personale. Beh, in qualche modo ci sta dicendo che, essendo lontani soprattutto dal racconto magari distopico che si fa sui social, siete molto legati alla realtà, una realtà del fare, le persone non sono influenzate da quel mondo che troppo spesso viene raccontato sui social, che forse non rappresenta la realtà. Che ne dice? Sui social probabilmente bisognerebbe fare una serie, non un'intervista, ma una serie. Io credo che tutte le innovazioni siano importanti, che la vita vada avanti e che alla fine bisogna sapersi adattare a tutto. I social sono un validissimo strumento, bisogna saperli, sono un ottimo strumento anche per le aziende, quindi io non mi sento di demonizzarli per forza di cose. Ognuno, alla fine fanno parte della cultura dell'internet, che fa circolare le informazioni molto più velocemente, molto meglio. Come tutte le cose, bisogna saperle prendere con le pinze e saper ragionare poi alla fine con la propria testa. Io vedo i miei figli sui social. I miei figli sui social acquisiscono anche un sacco di informazioni, imparano un sacco di cose. C'è sicuramente un'accelerazione nella cultura del sapere, delle informazioni, che prima ai tempi miei non c'era. Quindi secondo me ci sono anche un sacco di aspetti positivi di tutto quello che è un mondo dell'internet social. Però forse c'è anche bisogno di qualcuno che riporti certe narrazioni con i piedi per terra nella realtà, cioè bisogna avere anche quella chiave, altrimenti prendo LinkedIn su tutti nel mondo del lavoro, si parla spesso di temi come lo smart working, si vuole applicare lo smart working in fabbrica, e la domanda è come si fa a fare. Cioè, voi siete un'azienda, glielo chiedo, applicate il lavoro agile nella vostra attività? Applichiamo il lavoro agile, noi abbiamo un sacco di persone che lavorano, che sono qua vicine a noi, e quindi alla fine diamo la possibilità del lavoro agile, però sono pochi poi alla fine quelli che in realtà lo utilizzano. Secondo me è anche bello andare in ufficio e trovare i propri colleghi, ho detto francamente. Se si lavora in squadra si lavora meglio. Prima ci raccontava delle esperienze, ci diceva i capi che ha avuto, i responsabili che ha avuto, le hanno trasmesso qualcosa, ma quali sono stati anche gli altri bravi maestri o le brave maestre che ha incrociato nel suo percorso formativo e lavorativo? Sicuramente mio padre, mia madre, e poi a me piace lo sport, gioco golf, e lo sport mi ha insegnato moltissimo.
perché mi ha insegnato a dare sempre il massimo rispettando le regole e soprattutto nei momenti in cui le cose vanno bene, rimanere concentrati e nel momento in cui magari fai fatica e non stai giocando bene, riorganizzarsi e pensare a come migliorare mentre per aggiustare la situazione, quindi che alla fine dipende da te stesso. Qual è il golfista a cui si ispira? Ce ne sono tanti che sono molto infinitamente più bravi di me, quindi se vuole due nomi le dico Justin Thomas, le dico Phil Mickelson. Noi golfisti italiani dobbiamo tantissimo a Costantino Rocca e ai fratelli Molinari. Quali sono invece, quali sono stati i libri, pietre miliari? Uno che non ha molto a che fare con il business, che si chiama Psicologia delle folle di Gustave Le Bon, che se non sbaglio è stato scritto alla fine del 1800 o all'inizio del 1900, e raccontava come le folle si autoconvincono tra di loro di qualcosa che magari non ha nessun senso, è totalmente sbagliato, e una volta che si sono convinte seguono e non le fai più cambiare, ok? Era ai tempi dell'avvento della radio, quindi dove da folle fisiche nelle piazze si passava a folle virtuali attraverso la radio. E c'è un film molto bello, The King's Speech, dove il re inglese deve imparare a utilizzare la radio per contrastare le dittature che stavano arrivando in quel periodo lì. Credo che i social siano delle folle virtuali, e che quindi bisogna imparare a gestirle. E poi mi è piaciuto moltissimo il libro di Steve Jobs sulla sua vita. Mi sembra di aver capito che fosse anche una persona difficilissima da lavorarci insieme, non credo di essere una persona del genere, però la testardaggine, cocciutaggine con cui insisteva nell'innovazione, nel raggiungere l'obiettivo e rompere gli schemi, secondo me mi è piaciuto moltissimo. Dovevamo parlare di leadership, ma non capita tutti i giorni di poter dialogare con un'azienda ultracentenaria, quindi ne abbiamo approfittato per andare a esplorare il dietro le quinte di questa impresa. Io ringrazio Carlo Preve di essere stato con noi al Domatore d'Aquiloni, grazie per averci raccontato tanto anche della sua storia personale. Grazie mille e complimenti per la trasmissione, in bocca al lupo per il futuro. Io come sempre ringrazio i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento come sempre è alla prossima puntata del Domatore d'Aquiloni. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.